i programmi elettorali sono tutti molto belli, sì, sono anche quasi tutti completi. Poi la realtà a fine mandato dice che non tutti i programmi vengono rispettati, ci sono molti punti che non vengono rispettati, alcuni si trascinano dei ricicli amministrativi, è un problema non del comune piuttosto che della regione piuttosto che del governo, è un problema di chi governa e di chi amministra. Io vi cito 7 argomenti che sono tuttora rimasti senza soluzione anche andando indietro nel tempo. Vi cito in ordine rigorosamente alfabetico, vi chiederei di metterli in ordine di priorità, visto che tutti insieme non si possono, la realtà dei fatti dice che non vengono mai realizzati tutti contemporaneamente. Io direi la donna, il lavoro, la moschea, la sicurezza intesa come sicurezza dei cittadini per la, contro la criminalità e sicurezza intesa come piano di vaccino, per capirci, il terzo valico e il trasporto pubblico. Se poi mi voleste in un secondo dare un nome di risposta, se uno di voi non fosse candidato, per chi voterete all'ultima? Allora, ronda, lavoro, moschea, sicurezza, vivibilità, sicurezza, piani di vaccino, terzo valico, trasporto pubblico. Angelo Burlato. Allora, andiamo un attimo. L'ordine di priorità, io direi. Lavoro, prima di tutto. Poi, trasporto pubblico. Sicurezza, poi il terzo valico. Non è saltata niente, gronda, o forse meglio ancora il prima, forse la moschea, perché è una questione che deve essere risolta, e la ultima, che è la più costosa e la più difficile, visto che non abbiamo soldi, mi direi la gronda. Chi voterei dei colleghi se non fosse candidata? Non Doria. È troppo professore, ve lo devo dire, è simpatico, sempre in cattedra, io non siete in condotta quando andavo a scuola, quindi comunque rapina, forse voterei Sassata. Grazie. Marco Doria, scusate, io mi assumo la responsabilità di modificare un po' il taglio della risposta. Parto dalla cosa che sono state messe 7 questioni così eterogenee tra di loro, che dire 1, 2, 3, però un criterio lo individuo per affrontarne immediatamente 2. La prima, quella che può essere fatta in tempi rapidi e va fatta in tempi rapidi, la moschea. Sulla moschea non c'è da chiamare in causa il governo. L'ultima che io eliminerei, l'ho detto, la gronda. Valutare quest'opera pesantissimamente impattante dal punto di vista ambientale e non risolutiva per la mobilità del ponente cittadino, che deve comunque trovare altre soluzioni che dovranno essere cercate con fatica perché non è semplice. Rimangono le altre questioni enormi. Il trasporto pubblico urbano è un'emergenza, io dico è una bomba a orologeria pronta ad esplodere. Questa va affrontata, non possiamo permetterci il lusso di avere una città che si paralizza senza trasporto pubblico urbano. E poi rimangono questi grandi temi che sono già stati affrontati all'inizio, il lavoro, il rilancio dell'economia cittadina, la possibilità di creare lavoro, i piani di vaccino, la messa in sicurezza del territorio,
il terzo valico, che è una grande opera infrastrutturale che peraltro richiede anni e anni di realizzazione e stanziamenti di miliardi di euro a carico del bilancio dello Stato. Queste questioni vanno affrontate progressivamente, partendo da subito con intelligenza. La sicurezza, la cosiddetta sicurezza, questa è una questione mal posta. Io parlo di legalità, di coesione sociale, è questa la strada che dobbiamo percorrere per vivere. Grazie. Andrea Sassano. Io penso che in questo contesto i cittadini genovesi abbiano alle primarie la possibilità di fare scelte diverse le une dalle altre, e questo lo considero positivamente. Lo considero positivamente da un motivo per cui mi sono candidato, per arrivare a questo risultato. E quello che posso dire è che avrei comunque, non solo perché l'ho sottoscritto come all'atto dell'accettazione formale della candidatura nei primari, avrei comunque votato il candidato espresso dal centro-sinistra alla ministra. Ma io, se devo fare un elenco dando delle priorità, mi sento di dire che innanzitutto la prima questione sia la questione del lavoro. Non lo dico solo per un orientamento politico, ma perché mi pare che a qualsiasi indagine, a qualsiasi domanda che viene fatta ai cittadini genovesi italiani oggi, la questione del lavoro risulta essere la priorità assoluta. Poi penso che occorre lavorare, come dire, se posso aggregare alcune questioni, penso che ci sia tutta la questione dei diritti. Lavoro, diritti intesi come il diritto ad avere un luogo di culto e quindi di sancire la libertà di culto, cosa di civiltà, oltre che un diritto da garantire, e poi ovviamente il diritto alla mobilità e il diritto alla sicurezza. Alla sicurezza non dell'assetto idrogeologico, ma della sicurezza delle persone. Perché vedete, anche questa questione della sicurezza, io credo che sia un bene, un bisogno che riguarda tutti e in modo particolare riguarda chi nella nostra società è più debole, donne, ragazzi, anziani, e che quindi nel momento in cui io garantisco a queste fasce sociali la sicurezza faccio un'opera importante di civiltà e di democrazia. Per chi vince avrà il sostegno mio, visto che però mi hai fatto la domanda, io al gioco ci sto. E siccome voglio stare al gioco, siccome, come dire, tutta questa campagna per le primarie, io e Angela siamo sempre stati un paio voto per Angela. Grazie Andrea. Roberto. Diciamo, non metto l'ordine, perché secondo me quando si deve fare il sindaco, si fa amministrazione, ti devi occupare di tante cose che sono da gestire tutte insieme. Ma per comunque provare a rispondere a una domanda, quindi non faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dico che certamente oggi il problema che è più sentito è quello del lavoro, l'ho detto tante volte in questa campagna, l'ho ribadito, ma ne ho parlato nella domanda precedente. Però qua dico che se si pensa che il tema del lavoro e dello sviluppo non sia anche connesso sul fatto che oggi Genova è soffocata e non ci si muove, credo che non si veda la realtà per com'è. Cioè il tema delle infrastrutture non è un tema che sia sconnesso dalla questione del lavoro e dello sviluppo, perché se dal porto le merci non entrano, non escono con tempi adeguati, la potenzialità di un porto collocato geograficamente in una posizione strategica viene meno, insieme ad altre lentezze che ci possono essere. La Gronda in questo momento è finanziata dalla società Autostrade. Io sono per mantenere il tracciato che è stato studiato
avviato da questa amministrazione, la regione sta facendo valutazioni di impatto ambientale sacrosante che devono essere rispettate in pieno, ma io penso che ci sono altre città che sarebbero interessate ad avere quei finanziamenti se non venissero spesi a Genova. Io credo che sarebbe un'occasione persa per Genova perdere quei finanziamenti e rimanere la città soffocata che è. Per quanto riguarda il terzo valico, anche questo si tratta di un finanziamento nazionale e io penso che sia un'opera che debba essere fatta sempre in quest'ottica dello sviluppo possibile di Genova sul tema della moschea, perché sia chiaro che non ci siano, diciamo, non ci siano interpretazioni sbagliate. Io credo che la moschea, l'ho detto più volte, lo ribadisco, sia un diritto per un luogo di culto e che la comunità musulmana la sta aspettando da troppo tempo. E quindi non credo che debbano essere allungati i tempi rispetto a questo luogo di culto. Ma aver posto un dubbio sul fatto se quello fosse la località più adatta oppure no, non credo che debba essere lesa maestà. Detto ciò, i tempi vanno rispettati, quindi se la soluzione individuale e l'amministrazione lo deciderà definitivamente la più rapida, rispetto assoluto della decisione. Ma se in tempi altrettanto rapidi si potesse trovare un luogo che forse, diciamo, è più condiviso da tutta la comunità islamica, anche questo è una possibilità di esplorare. No, io voterei sicuramente per Marta Vincenzi perché è del Partito Democratico e voglio così una persona. Io sarò mia compagna per il giornalista che ha fatto la domanda, perché credo che sia una domanda riesumata dal 2007. Pazienza, ma diciamo, se c'è una cosa che in questi anni è stata decisa e fatta, è una parte molto grande delle questioni contenute in quelle che lei definiva come cose non fatte. Io penso che ogni tanto bisognerebbe che la stampa si accorgesse, per favore si aggiorni. Io voto chiunque. Grazie a Paolo.